l'emergenza coronavirus, l'uomo da onnipotente che credeva ad essere si è scoperto fragile, indifeso e costantemente in pericolo. Tuttora siamo pervasi da ansia e preoccupazione. Infatti le insidie con cui abbiamo convissuto in questi mesi non sono del tutto scongiurate. Però, come accade in genere nei momenti di crisi che inducono cambiamenti impattanti, quella che stiamo vivendo può essere anche una grande occasione per crescere, per comprendere le nostre paure, per riflettere su ciò che è importante e ci fa stare bene. Comunque ci si muova nello scenario attuale del pericolo e dell'incertezza, evitando possibilmente ripiegamenti rassegnati. Si è chiamati a guardare in faccia le cose, parlando con coscienza, con senso di verità, con coraggio. Lo stesso coraggio di cui si è ammantata l'azione strenua di molti medici che hanno pagato in prima persona la lotta contro il virus, in molti casi a prezzo della vita. Ma cosa significa parlare con coraggio e senso di verità? Mi pare una domanda cruciale se consideriamo il bailamme da cui sono filtrate le varie questioni correlate al Covid-19, parlando di scienza, di sanità, di condotta sociale, eccetera, dove la sensazione che si è tratta è che non tutto ciò che i mass media mettevano in scena fosse scevro da interessi particolari, calcoli di potere, retorica fine a se stessa. È a questo proposito che vorrei subito rendere merito alla brillante iniziativa che qui mi vede ospite, insomma al presente progetto. Considero l'insieme delle testimonianze che questo originale webinar annovera una intelligente e accurata prova di verità. Beh, verità non in senso assoluto ovviamente, ma verità come dibattito, capacità di mettere in luce con franchezza e coraggio, quindi con alto valore comunicativo sociale, beh, oltre all'implicito rigore scientifico, si intende, le buone pratiche terapeutiche che hanno contribuito inoppugnabilmente a salvare le vite umane. Beh, do ora spiegazione di quanto affermo attraverso una riflessione, prendendola un po' da lontano e con piglio filosofico, ma imponendomi nel contempo stringatezza. È nota la funzione evocativa del linguaggio umano, il che vuol dire riconoscere nel linguaggio una dimostrazione di libera creatività, meglio una dimensione di libera creatività, accanto alla capacità di fissare le cose nominandole, di collegare gli eventi discorsivamente e descrittivamente. Possiamo, insomma, dimostrare la trama del mondo non mettendo in relazione obbligata le proposizioni. Quindi il linguaggio lascia immaginare, fa apparire mondi possibili, anche surreali se pensiamo alla poesia. Potrei parlare di boschi, di praterie, monti e mari, pur in loro assenza, rendendoli presenti, ma anche di spazi siderali mai visti. Il linguaggio evoca ed evocando seduce, cioè trascina dietro a sé. Però, portandoti nello spazio dell'immaginazione possibile, può incominciare a giocare tra realtà e apparenza, far apparire possibile l'impossibile, quindi la parola può ingannare. Non solo svela, ma vela, può far apparire un mondo che non c'è, tradire il mondo che c'è. In questa libertà noi ci muoviamo. Ad esempio, vedo un paesaggio all'orizzonte dove l'occhio si perde. A un certo momento pongo l'attenzione su qualcosa che mi chiama, che desta il mio interesse. Così vedo venir meno l'accanto. Interessato alla cosa, la cerco in tutta la sua chiarezza, tirandola fuori dallo sfondo e portandola in evidenza. Evito di confonderla con le altre cose. La inquadro nel suo perimetro, insomma. Non posso confondere, devo distinguere, devo afferrare la cosa così com'è.
Così il linguaggio diventa il linguaggio della verità. Allora, nell'orizzonte del disvelamento accade la possibilità del vero e la possibilità del falso. Il vero è cogliere la cosa nel suo perimetro, il falso è confonderla con le altre cose sicché è insieme se stessa e non è se stessa. Il linguaggio esige rettitudine, conoscenza, discorso vero. Platone ha definito magnificamente e semplicemente tutto questo quando spiegava la verità. Dire ciò che è quel che è e che non è quel che non è. Cos'è dunque la falsità? Dire che è quel che non è e che non è quel che è. Quindi il linguaggio diventa giudizio, capacità di definire e valutare, presa di posizione nei confronti del mondo. Andare alle cose per vedere nel loro perimetro e giudicarle. Se dico questo dado è rosso, introduco un'affermazione giudizio che contiene due cose. Un'esistenza, questo dado è, cioè un predicato, e una relazione, questo dado è rosso. E se c'è l'affermazione, c'è anche la negazione. Potrei dire questo dado non è rosso, falso. Il giudizio non corrisponde con il dato di fatto. Ecco il primo punto che ci porta alla dimensione della verità come corrispondenza tra l'intelletto e la cosa, tra l'intelletto e la realtà. Quella che gli scolastici chiamavano adeguatio rei et intellectus. Consideriamo un altro punto ora. Se da un lato ci sono delle affermazioni che corrispondono a delle evidenze, in altri casi rimandano a una dimensione soggettiva. Potrei dire, per esempio, quest'acqua è fredda, cioè la sento, la percepisco fredda, ma quanto fredda? È un giudizio legato alla dimensione soggettiva. In altri casi, ancora, ha una dimensione oggettiva. Potrei dire, ad esempio, che quest'acqua è a 15 gradi, il che suppone un termometro che la misura. Ma potrei dire altresì che l'acqua è H2O, enunciando la sua formula dentro un orizzonte scientifico, chimico e fisico, dentro, potremmo dire, le sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, come affermava Galilei. Dunque, la verità non è solo la constatazione immediata, ma è pure il codice vincolante entro cui produrre un'affermazione. Detta altrimenti, la verità è sempre sotto condizione, in un ordine di discorso, in un codice che ne definisce le regole, in un sistema di enunciazioni. Insomma, ci sono molti modi di darsi della verità a seconda dei codici entro cui produciamo un'affermazione. Quindi c'è la verità della dimostrazione scientifica, che è essa stessa esposta alla confutazione di controteorie. La storia della conoscenza è fatta così. Ogni affermazione presuppone la sua negazione. Ad esempio il sistema tolemaico versus quello copernicano. La verità allora nasce dalla discussione, dalla controversia, dalla dialettica tra teorie, potremmo dire dal dialogo, semplicemente dal dialogo. La controversia di per sé non è negativa, tutt'altro, potenzia la conoscenza dell'uomo. Accade anche nel cosiddetto linguaggio delle buone ragioni, quando nell'ogni giorno operiamo delle scelte esprimendo un giudizio di convenienza tra vantaggi e svantaggi, tra i pro e i contro. Qui la verità non è rigida, ovviamente. Acquista stabilità tra opzioni compossibili mediante discussione. Ma le buone ragioni sono sempre calcolabili con equilibrio. Chi ci dice che in una scelta non vi sia il prevalere del desiderio, della passione, dunque del giudizio interessato? Si tratta di ragioni convincenti magari, ma anche inclini a toccare le emozioni. Qui ciò che fa la differenza non è la validità dell'argomento, ma l'emozione suscitata. Ecco, molto importante,
entriamo nel territorio del linguaggio come inganno. Accade quando si toccano le pulsioni, gli istinti di base che oscurano la robustezza degli argomenti, per esempio, lavorando sulla paura, poiché si sa, il terrore blocca il ragionamento. Non c'è modulazione di pensiero in questo caso. Alla paura rispondo con lo scontro, con la fuga. Viceversa, se controllo la paura, se raffreddo la passione, scopro una terza, una quarta via. E, insomma, i manipolatori del linguaggio lavorano sulle passioni, lo sappiamo. E ovviamente lavorare sulle passioni non è sempre ingannevole, a onor del vero. Beh, quando per esempio lo scopo sia quello di appassionare, come farebbe un buon docente con regole retoriche perfette. Allora, come faccio per sottrarmi all'inganno, alla seduzione traviante? Solo controllando le passioni. Va praticata un'educazione di se stessi per non essere ingannati. Solo il rapporto con la verità mediante la fatica della ricerca ci rende scaltri e astuti. Ma per arrivare a questo bisogna studiare sul linguaggio, bisogna uscire dalla naività, potremmo dire. Lavorare sulla propria capacità di autocontrollo, essere sinceri. Cos'è la sincerità? La sincerità è dire le cose senza veli, senza trucco, sine cera, come raccomandavano i latini. Il sincero è colui che dice ciò che pensa e si accerta di ciò che dice per diventare competente di ciò che dice, altrimenti è un finto sincero. La sincerità essa stessa deve passare sotto il vaglio della critica. C'è un modo di dire la verità sincero che è la paresia. Paresia significa letteralmente dire tutto e in senso stretto parlare senza peli sulla lingua, con franchezza, in libertà. Mentre la sincerità è un atteggiamento, la paresia è una scelta, cioè un impegnarsi a dire la verità, anche a rischio. Il paresiasta è colui che dice la verità in primo luogo al potere. Il paresiasta nel dire la verità ingaggia una lotta. Il sincero può esserlo per conto suo, il paresiasta no, trasforma la sincerità in una decisione. Dire la verità al potere, chiamandolo alla sua responsabilità e dunque mettersi a rischio. Perché fai questo? A che titolo lo fai? Che diritto hai a farlo? La grande scena filosofica della paresia è data, ricordo, dai cinici. Diogene e il cane in particolare. Lo vediamo a terra, nudo non per miseria, ma perché, come prescrive la disciplina dei cinici, con massima fermezza bisogna disfarsi di tutto ciò che non è necessario e che, viceversa, possedendolo, finirebbe per schiavizzare, togliere la libertà. Se posso bere con le mani, perché usare il bicchiere per avere il fastidio di portarmelo appresso? Dinanzi a Diogene passa Alessandro Magno. La prima cosa che Diogene gli dice è: togliti dinanzi a me perché mi togli il sole. È un doppio senso, in quanto Alessandro riteneva di essere il sole. Quindi Diogene allude a togliti che sei il falso sole. Questo è un attacco alla presunzione del potere. E Alessandro: ma tu sai che io ho qualsiasi potere su di te? E Diogene: no, tu su di me non hai nessun potere. Tu hai potere sugli adulatori, che hanno bisogno di te per ricevere prebende. Io non ho bisogno di te. E Alessandro: ma io posso usare la forza. E Diogene: puoi anche uccidermi, però sappi una cosa: se tu mi uccidi, togli di mezzo colui che ti dice la verità, perché gli adoratori nel momento del pericolo o della difficoltà ti inganneranno. Sono io che non mi debbo sdebitare di alcunché, per la pura verità ti dico la verità. Ebbene, qual è la prova di questa verità? Mettersi a rischio, a servizio di una verità che costa.
C'è un rapporto con la verità come sfida per farla valere per il bene di tutti. E quando operi per il bene di tutti ti metti a rischio. Lo devi fare però senza superbia, pretendendo di affermare una verità assoluta magari. E invece no, argomenta sempre semmai. Mi avvio a concludere. C'è un bel dialogo in Platone che fa parlare Socrate, incentrato sul tema della virtù, dove Lachete, un vecchio e autorevole generale, e Nietzsche discutono sul coraggio. In sintesi, c'era un giovanotto che lo si voleva destinare a una palestra d'armi per apprendere il coraggio. Lachete ribatte che è nella guerra che si apprende il coraggio, non nell'estetica della forza. Ma non riuscivano a dare definizione del coraggio. A un certo punto se ne escono così. Non sapendo precisamente definire il coraggio, è bene che questo giovane lo si mandi da Socrate. Perché? Perché Socrate agisce come parla e parla come agisce. In Socrate non c'è distacco tra il logos e l'ergo, tra il dire e il fare. Questo principio lo troviamo anche nel Vangelo in Giovanni. Qui facit veritatem venit ad lucem. Il versetto considera la verità come qualcosa che richiede l'impegno personale per venire alla luce. Sempre, si intende, con il beneficio del dubbio, che è condizione necessaria dell'apparire della verità.